Sì, io sono Andrea e questo è un nuovo video. Vai con la sigla. Come ben sa che mi segue da un po', io sono un assiduo lettore di fumetti. Ne seguo veramente di qualsiasi genere, dagli americani ai manga, ai francesi, agli italiani. Diciamo che mi devo indebitare con la mafia molte volte per prendere un po' di soldi, visto che sono un fottio e cerco di prendere più roba possibile. Oggi però non sono qui per parlarvi di manga, ma bensì è per fare una domanda a voi, che siete dall'altra parte della videocamera e che leggete fumetti, e chiedervi che tipo di lettore di fumetti siete. Io ho fatto una piccola classifica con i primi che mi sono venuti in mente. Se poi ve ne dovessero venire in mente anche a voi, fatemelo sapere con un commentino qua sotto e fatemi soprattutto sapere a quale categoria voi appartenete. Ora però, iniziamo! La prima categoria che voglio analizzare è indubbiamente la mia preferita, ovvero quella del maniaco. Il maniaco è quella persona che compra i fumetti non in base alla sua storia, alla continuity, all'argomento del cui tratta, ma solo alle dimensioni delle tette della tipa in copertina. Ah no, vabbè, va bene lo stesso. Ok, ammetto che molti manga magari li ho comprati anch'io per una tipa con due tette così in copertina. Però, insomma, chi tra noi maschi che legge manga non l'ha mai fatto? Non raccontiamoci cazzate, su. La seconda categoria di cui voglio parlarvi invece è una categoria un po' strana, è la categoria dello sniffatore. Infatti mi è capitato più e più volte di trovare in fumetteria persone magari imboscate negli scaffali sul retro per nascondersi con la faccia completamente immersa dentro il manga. E posso capire che l'odore della carta piaccia, anche a me piace, però alle volte si esagera veramente un pochino. Ovviamente parlando dello sniffatore non posso non citare il suo acerrimo nemico, il lettore di scan. E non parliamo delle miliardi di framework che si sviluppano ogni volta sul web da parte di questi amanti della carta contro questi eretici del fumetto moderno. Redimiti, lettore di scan! No, che cazzo fa? Non devi leggere scan, non devi! La prossima categoria di cui voglio parlarvi, devo ammettere già di base che ne faccio anche un po' parte, sono i collezionisti dei numeri 1. Io, come dicevo, ne ho comprati veramente una marea di numeri 1, di serie in cui non sono mai più andato avanti. A volte per il fatto che vengono venduti scontati, a volte perché magari spero che acquistino un valore esagerato in futuro, poi mi ritrovo a leggere Lost più Brain, che è una puttanata celestiale, e che mi ci pulirei il culo. L'ultima categoria di cui voglio parlarvi invece è la categoria del fissato. Cioè, io posso capire che i manga siano incollati col culo, che se li apri più di 40 gradi esplodono e le pagine iniziano a volare per la stanza. Però il fissato è paranoico a livelli sovrumani. E sì, penso di far parte anche della categoria del fissato. Scusa, che diavolo stai combinando? Si sciupa il fumetto! Testa è male. Piano, piano. Boh, con questo dovrei aver... Ah no. È vero. Ce n'è ancora uno. Minchia, ma ancora a leggere sti fumetti. Porco due, vieni con noi sabato sera che ci spacchiamo di brutto. Ci caliamo giù due paste e ci andiamo a secchi unz, tunz, 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 tunz. Ho voluto aggiungere questa categoria dopo aver assistito a una scena praticamente identica sulla metro. Ovviamente il bimbo minchia questo non si riferiva nei miei confronti perché sennò questo era tipo spiaccicato sotto il vagone. Però l'ho voluto fare per esprimere il mio disgusto verso questi esseri inutili che dovrebbero sparire dal pianeta. Perché esiste sta gente? Perché? Anche per oggi vi è finito, fatemi sapere se vi è piaciuto e lasciatemi un commentino qui sotto per farmi sapere voi a che categoria appartenete e soprattutto se ve ne vengono in mente di nuovo. Condividete i video su Facebook, mi raccomando. Tutti i nuovi arrivati iscrivetevi al canale cliccando qua sotto. Se volete iscrivervi anche alla mia pagina ufficiale di Facebook trovate tutto nel link qua sotto insieme ad altre 8 miliardi di cose. E noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Squid, squid. La seconda categoria di cui voglio parlarvi invece me la sono dimenticata. Lasciatemi un commentino qui sotto per farmi... Vaffanculo. Lasciatemi un commentino, come ho detto prima, qui sotto per farmi sapere voi a che te... Infatti...
lasciate un commentino qui sotto e fatemi sapere voi a che te che... Ne vaffanculo!